un personaggio della comunità primitiva che porta il nome di Marco. Ovviamente, pur trattandosi di un personaggio di secondo piano, a Marco sono attribuite importanti relazioni con personaggi di primo piano della comunità primitiva, diciamo della Chiesa apostolica, ad esempio con Pietro, con Paolo, con Barnabà. Fin dalle prime generazioni cristiane, diciamo, questo discepolo viene identificato con il Giovanni Marco, quindi perché noi non abbiamo una precisa idea di chi siano veramente i quattro evangelisti, non c'è un'idea precisa, però diciamo che appunto ci sono delle ipotesi, ci sono delle ipotesi. E la tradizione ecclesiastica comunque identifica